Buonasera a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Tam Tam Libri che si svolge nei bellissimi locali del Caffè Fandango in Piazza di Pietra, di fronte a questo antico tempio romano che ci guarda in questa piazza straordinaria del centro di Roma. Stasera presentiamo un altro libro, un libro nuovo, un libro che farà molto discutere. E sono con me i due autori, Anna Sfardini Buonasera. e Gian Pietro Mazzoleni. Buonasera. Il libro parla di cose non lontanissime da quelle che facciamo. Si chiama Politica Pop, da porta a porta all'Isola dei Famosi, è edito dal Mulino, è freschissimo di stampa e sostanzialmente descrive questo intreccio ormai quasi indissolubile che si è venuto a creare fra l'informazione, la comunicazione, la politica e lo spettacolo. E, insomma, è molto affascinante questo libro. Io vorrei sapere intanto dai nostri autori che cos'è questa politica pop, anche se a occhio tutti un po' ci sembra di capire, ma cosa loro intendono. Loro hanno scelto addirittura il gabibbo, diciamo, per copertina e insomma è una scelta azzeccata, un personaggio che è partito come giustiziere a vantaggio della povera gente e poi è finito a fare le telepromozioni, cose che succedono. Ma la parola a voi, miei cari, chi parla? Ecco. Politica pop, politica pop, popolare, la popolarizzazione della politica attraverso i media. Che cosa significa popolarizzazione? Vuol dire una rappresentazione piacevole anche, divertente, della politica che generalmente è vista dalla gente come lontana, come distante, come anche irraggiungibile e quindi alcune volte anche antipatica. Bene, la politica pop è invece una trasformazione della politica autoreferenziale in una politica più vicina alla vita della gente. Sì, è una sorta di matrimonio che è riuscito molto bene tra la comunicazione politica e soprattutto la televisione in Italia. Un matrimonio che non è solo all'italiana, perché tutte le democrazie occidentali hanno le loro forme di Ecco, popolarizzazione quindi della quando si politica. dice Berlusconi, sono cose che succedono soltanto in No, Italia. non abbiamo questo primato solo Ecco, italiano. no, Berlusconi è È solo vero, italiano. Berlusconi è solo No, è una italiano. variante locale, Esatto, no? poi Importante. ogni paese ha le sue specificità, per cui le forme, i modi con cui la politica pop prende piede e compare appunto sui media sono poi locali e legate alla storia culturale anche dei media dei singoli paesi. Noi abbiamo Berlusconi, abbiamo anche tutti gli altri politici che hanno le loro strategie per conquistare il pubblico, per risultare più simpatici, per riuscire ad aumentare il loro capitale di simpatia e la televisione usa i politici come un inesauribile serbatoio di gossip, volte, immagini da frullare nel suo flusso televisivo e proporlo in tutti i programmi, dal talk show serio fino alla reality show. Sì, Infatti, il sottotitolo sì. del libro è Da porta a porta, che si suppone sia un talk show Noi non serio. sappiamo bene cosa sia porta a porta perché All'Isola dei vediamo Famosi. solo teleambiente, quindi se All'Isola ci dei Famosi, spieghi che cosa, che neanche quello sappiamo cosa beh, sia. però è rimasto famoso che un deputato, un ex deputato come Vladimir Luxuria, non solo abbia partecipato a un reality che diciamo è la definizione massima di evasione, di leggerezza, di divertimento puro, ma è stata anche, grazie a lui, una cattedra, come è Sì, stata sì. chiamata, una cattedra di forse civismo eccessivo, però insomma di politically correctness, di parlare in modo corretto di certi argomenti. E poi E ha anche vinto. di rilancio della sua persona, Certo, no? sì, no, rilancio della sua Quindi. persona, anche se poi non è stato deputato al Vabbè, Parlamento insomma. europeo, però è stato candidato morale dopo la sua vittoria. Anche questo, il fatto che un politico, un ex politico, va bene, un po' speciale come Vladimir Luxuria, abbia vinto un reality show, in qualche modo è una dimostrazione che
la comunicazione politica non è più quella delle tribune politiche dei tempi andati, dei buon di Adelia Coberti. Francamente no. E poi c'è anche appunto il fatto che è stata un'ulteriore prova, se serviva, che la popolarità e la notorietà televisiva è una buona carta e dagli stessi politici è rilevata come una buona carta per rilanciarsi in politica o cercare di conquistare appunto il consenso non di pubblico ma il consenso dei cittadini, che è una cosa molto diversa. Oh, bene, allora noi abbiamo, mi pare, imparato che intanto ci sono i mass media, cioè, però la televisione in questo matrimonio è lo sposo, non è uno dei tanti invitati, certo. Diciamo il convitato più importante. E in secondo luogo abbiamo visto che la politica in televisione non riguarda solo le trasmissioni, che i talk show politici, queste cose qui, ma riguarda anche molte altre trasmissioni che a una prima occhiata si definirebbero lontanissime dalla politica, ma che molto spesso contribuiscono in vario modo. Allora, io vi volevo chiedere, visto che il nostro tempo non è moltissimo, voi avete preso in esame alcune trasmissioni e avete preso anche in esame alcuni concetti, come quello appunto di infotainment, ecco, l'intrattenimento, l'informazione. Volete un po' abbinare le une cose all'altra, ecco, anche ai nostri spettatori far capire meglio alcune delle trasmissioni che vedono, sì, in questi due minuti che abbiamo, certo, per stare, sì, insieme? L'infotainment è appunto un termine che coniuga informazione e intrattenimento. È apparso in Italia, è iniziato a circolare come per definire quei programmi, pensiamo a Verissimo, alla Vita in Diretta, che avevano un contenuto informativo ma lo trattavano, lo piegavano un po' con la grammatica e le logiche dell'intrattenimento, la TV del dolore, via dicendo. In realtà poi questo sottogenere è cambiato nel tempo, è diventato più che altro una strategia discorsiva che domina tutta l'informazione, dai telegiornali, talk show, per cui ogni programma ha bisogno di avere degli elementi di appeal, proprio vicini all'intrattenimento. E oggi c'è un passo ulteriore molto interessante, che è invece l'intrattenimento puro, che sceglie di avere come contenuto l'informazione, quindi pensiamo alle Iene, a Striscia la Notizia, anche ai reality show, sì, che sono intrattenimento puro, che inseriscono argomenti di informazione politica. Bene, mi sembra che abbiamo fatto un pieno di conoscenze, che se avremo la pazienza di leggere questo libro potremo approfondire ancora, capendo forse qualche cosa di più di quello che guardiamo tutti i giorni, ma di cui non sempre riusciamo a capire tutti i nostri sottintesi, tutto quello che sembra evidente ma non è. Io di questo sforzo che hanno fatto i due autori ringrazio sia Anna Sfardini che Gian Pietro Mazzoleni, ringrazio loro, ringrazio voi, insomma ci ringraziamo a vicenda tutti quanti. E vi do appuntamento alla prossima puntata di Tam Tam Libri. Permettetemi di ricordare il libro, Gian Pietro Mazzoleni, Anna Sfardini, Politica Pop, Il Mulino Editore. Arrivederci.